Sono Nicola Severini e faccio parte dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura. Con questo video andiamo a snocciolare un po' i dati che sono scaturiti dalla redazione del report La congiuntura agroalimentare in Veneto 2023. In questo caso parleremo del settore della frutticoltura, quindi della frutta fresca, insieme ad altri comparti del settore agricolo regionale. Da alcuni anni sono sempre più pressati dal cambiamento climatico, che con le bizzarrie del tempo, insieme ad alcune fisiopatie che stanno accentuandosi negli anni, vanno a incidere molto su quella che è la resa e la produzione a fine annata agricola. L'annata meteorologica è stata alquanto altalenante, in quanto si è partiti da un inverno mite e siccitoso che ha portato un anticipo vegetativo in primavera di 7-10 giorni, che poi con l'andare del tempo durante la primavera e l'estate invece si sono registrati dei casi di perturbazione con eventi temporaleschi e con alcuni casi di grandinate che a macchia di leopardo hanno interessato diverse zone del Veneto e arrecando diversi danni. Quindi, se a questo si associano anche gli attacchi dei vari fitofagi e delle fitopatie delle piante, il contesto non è dei più rosei. Infatti, andando a snocciolare un po' i numeri del settore, vediamo che in Veneto nell'ultimo anno si registrano 14.075 ettari di superficie a frutta fresca e questo rispetto all'anno precedente perde un 8,3%. Di questa superficie, il melo da solo rappresenta il 68%, melo che perde superficie agricola per 6,5 punti percentuale. Un po' tutte le colture sono in calo, ad eccezione dell'olivo che vede aumentare la sua superficie dello 0,5%. Il calo di superficie insieme alle condizioni atmosferiche vanno a incidere su quella che è stata la produzione raccolta. Produzione raccolta che nell'ultimo anno si quantifica in 282.000 tonnellate ed è in calo del 41,3% rispetto all'anno precedente. Il solo melo che con 192.000 tonnellate rappresenta circa il 70% della produzione del Veneto perde il 37,1%. Anche in termini di fatturato si registra un calo del 43% rispetto al 2022 a fronte dei 181 milioni di euro incassati. In questo caso, anche in questo caso il melo la fa da padrone con 93,5 milioni di ettari.